sono direttore del Centro Einaudi, mi fa molto piacere dare il benvenuto oggi ai giovani ricercatori che sono i vincitori dell'edizione 2013 del nostro premio Giorgio Roda. Il premio lo abbiamo istituito 2 anni fa per ricordare appunto Giorgio Roda, che era un economista e del Centro Einaudi è stato uno degli animatori. Un po' di anni fa abbiamo pensato che il modo migliore per ricordarlo fosse proprio quello di dare un'opportunità a delle persone giovani di rendere, di proporre dei lavori e di vedersi premiato un lavoro di ricerca. L'anno scorso il tema era stato, cioè 2 anni fa il tema era stato sostanzialmente etica ed economia. Quest'anno è New Media, Financial Resources and Funding Opportunities for Creative Entrepreneurs, che è dunque un tema di grande importanza sotto tanti aspetti che incrociano comunque anche la nostra attività di ricerca più in generale, perché è importante per i nostri temi di ricerca economica e empirica, è importante anche per i nostri temi invece che hanno a che fare con più le scienze sociali, gli studi sulle città e sullo sviluppo urbano. I premiati sono, e io adesso ve lo dico, poi loro ci racconteranno il loro lavoro, Fania Valeria Michelucci, che è del Dipartimento di Ingegneria Gestionale della Produzione del Politecnico di Torino. Ecco, io mi sono sbagliata e ho citato come titolo generale del premio quello, no, sì, ma quello del suo lavoro in particolare, Alessandro Gandini, della Graduate School in Social and Political Science dell'Università degli Studi di Milano, il cui lavoro invece social media e lavoro autonomo, precarietà, lavoro gratuito, innovazione, e Giovanna Santanera dell'Università degli Studi sempre di Milano Bicocca, Afromodernità in polvere, esperienze video da Lagos a Douala. Su questo ultimo tema mi piace ricordare che nel rapporto sull'economia globale, di cui è curatore il professor De Aglio e che è un lavoro che il centro fa da ormai quasi 20 anni, proprio nell'edizione ultima del 2013 c'era un lungo pezzo in cui si parlava di industria culturale e in particolare della produzione di oggetti video per il cinema nigeriana, giusto appunto, quindi il tema era anche vicino ad altre cose di cui ci eravamo occupati. Cedo la parola a questo punto al professor Mario De Aglio, il quale inquadrerà, diciamo, il tema di cui discutiamo oggi e poi passeremo alla presentazione dei paper vincitori. Tutto l'anno fa, forse un po' più di un anno fa, che con Francesca Rota, che oggi non c'è per una felice circostanza, cioè è diventata mamma da pochi giorni, con Francesca Rota ci siamo chiesti che cosa avrebbe voluto suo padre come argomento. Il primo anno era questo grosso discorso etico ed economia, che peraltro poi è stato svolto con parecchie indicazioni di tipo applicato, non soltanto teorico, come sarebbe piaciuto a Giorgio, ma soprattutto era a un certo punto la questione che i temi non si inquadrano più come una volta nelle dimensioni tradizionali della disciplina. La vincitrice viene dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale della Produzione del Politecnico, però è una specie di economia aziendale, però si fa il Politecnico. Lo stesso Politecnico aveva qualche anno fa, forse ancora, una specializzazione, un master in archeologia. Quando ho chiesto ma che cosa fa, bisogna scavare in un certo modo per non ordinare, bisogna avere dei sistemi per tenere i reperti refrigerati, eccetera, eccetera. Un altro in ingegneria della medicina. Come si pensa, certo, bisogna fare, essere sale operatorie con certe caratteristiche. Ecco qui un modo in cui si superano i confini tradizionali delle discipline. Quindi abbiamo questo tipo di superamento. Sta saltando la divisione che risale sostanzialmente a Humboldt
alla fine Settecento, con cui inizia l'università moderna, quindi l'università si fa sia ricerca sia insegnamento e le discipline sono codificate. Spesso la codifica tende a sfuggire e si moltiplicano insegnamenti nuovi. Ma anche la società tende a cambiare molto rapidamente. Quello che noi individuiamo è una frattura orizzontale là dove eravamo abituati a fratture verticali. Verticali abbiamo pezzi di società nella loro interezza che tendono a contrapporsi l'uno all'altro. Nella frattura orizzontale invece abbiamo una frattura che separa in maniera netta le età. Ormai chi ha più di 40 anni, diciamo tra i 35 e i 45 c'è un alone, ma chi ha più di questa età vive, pensa, risparmia, guadagna, eccetera, in un certo modo. Chi è sotto vive, pensa, risparmia, se può, guadagna come può in un altro modo. E la trasmissione delle conoscenze attraverso l'età, che è uno dei fulcri normali del nostro modo di vivere e di pensare, sta saltando clamorosamente nel giro di pochissimi anni. Dai nostri osservatori noi vediamo, soprattutto negli ultimi 3-4 anni, un'accelerazione enorme di questo fossato tra le età. Fino a 3-4 anni fa si poteva ancora sostenere che le applicazioni dell'elettronica, di internet, avevano cambiato in senso incrementale il nostro modo di essere e di lavorare, quindi facevamo le stesse cose un po' più in fretta, un po' in maniera più ricca, se vogliamo, associando più cose nello stesso momento, ma sostanzialmente era l'elettronica che era al servizio di un modo, di una scala di valori. Adesso di fronte all'iPhone, all'iPad e tutta quella roba lì, effettivamente la frattura c'è. E se si vanno a vedere le indagini sociologiche sui comportamenti lo si vede proprio. Il 60% di quelli che guardano la televisione ha più di 60 anni. Credo che voi la televisione, se passate di lì 10 minuti, ma non è che passate la domenica a vedere Domenica In, insomma, cose di questo tipo. Abbiamo questa roba che è diventata estremamente netta. Di cui tu sei un grande consumatore. Io sono un grandissimo consumatore. Ma i giornali di cui noi siamo consumatori, in qualche modo anche ci scriviamo sopra, sono delle cose che forse non è il 60%, ma il 70% dei lettori che hanno 60 anni. Mentre i giovani si sono creati un altro sistema di informazione che ha moltissimi difetti, tra l'altro delle strutture mostruose, ma che comunque è il loro sistema e che loro affineranno, miglioreranno se lo prenderanno. Se noi vediamo questi due bonconi di società che tendono ad allontanarsi molto fortemente. Il moncone di società anziana ha una quantità di risorse che forse poi voi non tollererete più di tanto. Quindi a un certo punto ci taglierete i libri. Questo è quello che probabilmente succederà, direi, ma voi ci avete tagliato la possibilità di avere delle carriere normali, ma tagliate anche perché il modo normale di intendere l'attività economica attraverso il tempo tende a saltare abbastanza. Ecco quindi il parlare di nuovi media e nuovi imprenditori. No, questo è un po' cosa che avevamo pensato. Andiamo a vedere, le novità si trovano di solito lungo le linee di frattura e dove le varie discipline, monconi discipline, tendono a avere poi un contatto l'una con l'altra. Facciamo una piccola esplorazione, lanciamo lì questo amo e vediamo se viene fuori qualche cosa. Non abbiamo preso molti pesci, però i pesci che abbiamo preso sono gustosi, nel senso che ci hanno comunque aperto delle prospettive piuttosto diverse dal solito. E proprio per questo noi riteniamo che questo premi, borse di studio, incoraggiamenti che chiediamo con la valutazione di questi lavori siano importanti perché si collocano in questa linea di frontiera. E la linea di frontiera, non a caso, qui anche Giorgio sarebbe stato d'accordo, sono sempre nelle città.
perché le città sono i punti in cui i settori tradizionali saltano, in cui questo contatto avviene, questo dall'antichità in poi, insomma, sempre la città il punto in cui ci si guarda negli occhi da discipline diverse e si decide di fare qualcosa di nuovo. Insieme ai dunque i nuovi imprenditori, proprio perché c'è questo salto, questa frattura orizzontale, abbiamo dei nuovi imprenditori che non sono più, come direbbe Schumpeter, degli imprenditori incrementali, cioè imparano a fare il cacciavite che fa un po' meglio del precedente, ma sono quelli che fanno le innovazioni fondamentali, fanno qualcosa che si stacca nettamente dalle cose di prima. iPhone e iPad sono due esempi di come questo può avvenire, e soprattutto quello che viene dopo l'iPhone e l'iPad, che vengono forniti sull'iPhone e l'iPad, cioè degli altri modi di vivere, che sono per me, che lo vedo dalla parte alta, quindi da quelle a cui voi taglierete di vivere in sostanza, si tratta di cose incredibili. Insomma, io pago a Torino non c'è ancora, ma in alcune città italiane c'è già, io pago il posteggio, la cosa col telefonino. Il materiale didattico delle università americane è praticamente ormai tutto su internet gratuitamente. Poi nessuno riesce a usarlo così. Ma in America ho visto che sorgono le associazioni di studenti che vanno anche loro su internet: se vuoi imparare il cinese, te lo insegniamo noi sul materiale dell'MIT, ti diciamo cosa fare, fai i compiti, poi facciamo un incontro su Skype, naturalmente, alta innovazione fondamentale di questa roba qui, in cui poi tu ci mandi il compito, lo valutiamo, insomma il nostro scopo non è che tu passi un esame, ma che tu sappia il cinese. Ecco allora tutte queste cose che vengono da questo scontro o incontro di nuovi media e di nuovi imprenditori. Su questo il primo premio è stato dato a Fania Valeria Michelucci, anche perché ai nuovi media e nuovi imprenditori ha aggiunto una terza dimensione che noi non avevamo inserito, ma che arricchisce insomma il contributo, e che sono i nuovi strumenti finanziari. Noi associamo normalmente in questo periodo i nuovi strumenti finanziari a effetti negativi, solo di questi giorni, insomma, i giornali sono pieni delle bolle, sono andato là un momento a vedere il sito della CNN finanziaria, ecco le bolle che potranno scoppiare, come titoli sono di questo tipo. Ci sono anche degli strumenti finanziari di tipo positivo, che sono del tutto inattesi, come del tutto inattesi sono state le innovazioni che abbiamo visto su internet. Quindi i nuovi media sono quelli che tutti conosciamo in maniera molto superficiale, ma di cui alcuni ci danno delle esperienze importanti. Giovanna Santamara, che è andata a vedere appunto questa cosa che noi avevamo individuato dalle statistiche macro, peraltro sulla Nigeria, che è il più grande mercato africano ma anche mondiale di video. Questo l'abbiamo scoperto, per noi è stata una totale rivelazione. Sapevamo che l'India superava Hollywood, cioè che Bollywood superava Hollywood, ma che ci fosse anche Nollywood, cioè la nigeriana, che non supera ancora, ma fa più di 500 film all'anno. Allora fatemi capire, dice, poi scopriamo che questo è un modo africano di essere, ma di quest'Africa dalla quale probabilmente devono venire le vere soluzioni, perché l'Africa davanti a un futuro demografico di raddoppio in circa 20 anni, se continua così, con conseguenze che non possono essere tanto facilmente calcolate a priori. Ecco allora che cominciamo a vedere che da quest'Africa per la prima volta in questi anni è venuta una ripresa non tirata da noi, ma tirata dalla domanda interna africana, e questo è un esempio di quello che possiamo avere. Dall'Africa abbiamo poi con Alessandro Gandini, invece torniamo al vecchio continente e precisamente a un confronto Milano-Londra, intese tutte e due come città, ecco la città, no, dove
città innovative, città dove certe cose possono essere o molto negative o molto positive. L'imprenditore è un precario, il precario è un imprenditore. Abbiamo questa problematicità che è molto importante. Ci sono delle novità apparentemente strane e sconvolgenti, il lavoro gratuito, ma il lavoro gratuito sta venendo fuori in molti settori. Lo stesso internet è un esempio di gratuità. Wikipedia, che può piacere o non piacere, sicuramente molto bassa come qualità media, si è riferita alla Treccani, ma che però c'è, però c'è, ci sono nella sola Italia decine di migliaia di persone che fanno gratuitamente, scrivono le voci o le correggono. In tutto il mondo sono centinaia di migliaia per il piacere di, senza avere il nome, anche questa è una cosa importante. Quindi anche questa è stata una trivelazione in questa società che cambiano, trivelazioni che non ci autorizzano a trarre alcuna conclusione, ma che ci fanno comunque pensare. Quindi io direi a questo punto fateci pensare per bene, venite a raccontarci in dettaglio quello che avete scritto in queste pagine che erano necessariamente poche, precisamente è stato chiesto che fossero poche, perché la concisione, al di là dell'innovazione o meno, è sempre importante e necessaria, e contribuite a questo dibattito, a questa sede vi auguro. Cominciamo con Fanny Valeria Michelucci, che ci parla di New Media, Financial Resources and Funding Opportunities for Creative Entrepreneurs. Ti darei però il microfono, Buon pomeriggio a tutti, sono Fanny Valeria Michelucci, lavoro come assegnista di ricerca presso il Politecnico di Torino nell'ambito del programma scientifico Smart City Finance and Technology. Nell'ambito di questo programma collaboro moltissimo con la città di Torino in temi della Smart City e della Social Innovation, nel mentre conduco il mio dottorato al Politecnico di Milano sui temi dell'Impact Finance. E il paper prende spunto proprio dal lavoro che conduco quotidianamente con la città e in particolar modo riguarda una misura che la città ha lanciato in seguito a un percorso durato un anno, mirato proprio a sostenere l'imprenditorialità di giovani creativi, innovativi, che propongono una soluzione di innovazione sociale e di come questa politica, che come per tradizione tutte le politiche è prettamente condotta offline, include nella sua strategia l'intento di integrarsi con uno strumento online come quello del crowdfunding. Quindi più nel dettaglio, il presupposto di base da cui si parte è che negli ultimi anni è evidente un nuovo sistema di bisogni emergenti, nuovi sfide sociali, tra cui in particolar modo la disoccupazione giovanile. Questi sono dei dati che avevo preso quando ho scritto il paper, quindi si riferiscono alla fine dell'estate 2013, non li ho modificati perché sostanzialmente purtroppo nulla è significativamente migliorato. In Europa il tasso di disoccupazione giovanile si attesta attorno al 24%, purtroppo l'Italia sovraperforma in maniera più che negativa i dati europei, il trend europeo. Tutto ciò è da matchare con un dato che proviene dalle Nazioni Unite, che è stato poi ripreso da un rapporto di Cassa Depositi e Prestiti, che stima in 20 miliardi il gap di risorse che la sola Italia avrà da qui al 2020 per garantire servizi di welfare secondario e quindi dare risposte a criticità come quella che ho appena evidenziato. Tutto questo va matchato con un'altra evidenza che deriva invece da diverse ricerche che dimostrano come in realtà il numero di posti di lavoro netti creati da imprese giovani, per imprese giovani si intendono imprese che sono sul mercato da meno di 6 anni, sia superiore rispetto al numero di posti di lavoro creati da imprese che invece sono sul mercato da più di 6 anni. Da qui l'esplosione di polis a livello locale, nazionale, sovranazionale, quindi europeo, mirate proprio a stimolare l'imprenditorialità giovanile fondata soprattutto su idee ad alto grado di innovazione, capace se stesse di rispondere a quei bisogni, questi temi di bisogni sociali di cui prima vi parlavo. Quindi strategie a livello europeo, priorità incluse nella strategia di Lisbona, il MISE ha lanciato nel 2013 un documento che si chiama
Startup Italia, che si focalizza proprio sul valore aggiunto delle startup, così come un riferimento presente anche nel decreto crescita 2.0 del 2012, in cui un articolo è proprio dedicato alle startup innovative. Chi è lo startup italiano? Sostanzialmente i nuovi imprenditori italiani, giovani, hanno in media 33 anni, sono per lo più uomini, hanno già esperienza imprenditoriale passato e hanno almeno, più della metà dei casi, una laurea di primo livello. Quando parlo di imprenditorialità, nuova imprenditorialità fondata su soluzioni innovative, mi riferisco a un filone di letteratura che esplora gli istituti della creatività e dell'innovazione. La creatività è qualcosa di, la capacità di fare qualcosa di nuovo e diverso rispetto al passato. È molto interessante il contributo di Schilling del 2009, a tal proposito, che lega la creatività a diversi fattori, non soltanto l'intelletto, le competenze, al sistema di conoscenze, ma soprattutto all'ambiente in cui la persona si muove e interagisce, per cui effettivamente hanno luogo fenomeni di complessità sociale, ambiguità casuale, che in due parole vuol dire la stessa persona in un altro ambiente, nello stesso ambiente altre persone potrebbero non portare al medesimo risultato. Quindi la creatività come fattore di funzione di diversi fattori, quindi intelletto, competenze, personalità e anche l'ambiente. Il link tra creatività e innovazione è sostanzialmente la finalità, l'innovazione, il prodotto della creatività orientata al mercato. Di nuovo il link tra creatività e innovazione e imprenditorialità è stabilito da Mabile, che nel 1996 nel suo contributo ritiene, considera creatività e innovazione proprio elementi chiave per il nuovo imprenditore. Questo invece è un contributo trovato sul relativo all'anno scorso, pubblicato per la Harvard Business Review, per cui effettivamente dimostra quello che nell'introduzione è stato detto, come in new media, in particolare alcuni strumenti come internet, stiano di fatti comprimendo la classica curva campana che per diversi anni ha dominato la letteratura, che era quella di Roger, per cui effettivamente l'adozione delle tecnologie è molto più rapida e in questo senso internet in particolar modo gioca un ruolo fondamentale. Benissimo, qual è il problema di innovare? Finanziare l'innovazione, nel senso che per le sue caratteristiche intrinseche l'innovazione, finanziare un business innovativo è più costoso che finanziare un business tradizionale, o meglio dire più correttamente, il costo marginale per finanziare, per ottenere un prestito per le imprese innovative è superiore al costo marginale nel caso di business classici. Questo perché sostanzialmente si tratta di qualcosa di nuovo, quindi non si hanno dati rispetto al passato, e se non si hanno dati rispetto al passato è più difficile fare previsioni, quindi prevedere profilo di rischio, prevedere i rendimenti, prevedere cash flow, tutto quello che concerne sostanzialmente la due diligence tradizionale. Il fatto che il self-employment e la nuova imprenditorialità possa essere non ovviamente la risposta al problema della disoccupazione, ma un pezzettino di questa risposta, è dimostrato anche dal fatto che effettivamente, così come riportato da alcuni sondaggi condotti sia a livello europeo che a livello poi locale italiano, lo stato del self-employment è un desiderata. La difficoltà principale però affinché questo si traduca in pratica è di nuovo la difficoltà di fare fundraising. Benissimo, qui una risposta sembra arrivare da un nuovo strumento che è il crowdfunding. Quando mi sono iniziata ad occupare di crowdfunding, stavo scrivendo la mia tesi di laurea specialistica, quindi era il 2011, e trovo veramente pochissimo materiale, soprattutto a livello italiano, perché era una parola molto nuova di cui si sapeva pochissimo, e quindi avevo veramente tanta difficoltà. Oggi diciamo che il crowdfunding è un termine abbastanza conosciuto, deriva dall'unione di due termini inglesi che sono crowd, fall, funding di finanziamento, significa finanziamento dal basso. In particolar modo il principio economico che questo strumento sposa è quello di, pubblicato da Anderson su Wired nel 2004, per cui sostanzialmente la somma dei contributi in coda in questa distribuzione è paragonabile per entità al contributo dato da un unico piuttosto che due grandi finanziatori. Una delle implicazioni principali di questo modello è l'incremento della disponibilità a pagare che si ha andando a beccare questi contributi qui, perché le persone che partecipano con una somma monetaria sostanzialmente lo fanno con un contributo limitato. Questo incrementa la disponibilità a pagare rispetto invece a quella di un unico grande investitore,
finisce con una somma molto più grande. Questo semplicemente vuol dire confermare quello che dicevo prima. Quando ho iniziato a studiare crowdfunding c'erano pochissimi contributi, nel 2013 a livello istituzionale un documento importantissimo che è stato pubblicato è quello del New World, Social Innovation Agenda, lasciato in eredità dal ministro Profumo, in cui il crowdfunding era proprio segnalato come una delle possibili forme di finanziamento per le start-up innovative, in particolar modo ancora di più per le start-up innovative a vocazione sociale. Questi invece sono due documenti, due foto, quella in basso l'ho scattata a Londra qualche mese fa, in metropolitana, ed è un manifesto pubblicitario dove si invitano comunemente i comuni passanti a partecipare al lanciare la propria campagna di crowdfunding oppure a partecipare a campagne di crowdfunding lanciate da altri proponenti. Quello è invece tratto dal Topolino del fine 2013, sì, un intero episodio dedicato proprio ai protagonisti che finanziano il proprio progetto tramite crowdfunding, semplicemente per dire come è shiftato il livello di comunicazione nel corso degli ultimi mesi. Ok, come faccio a mettere la domanda e l'offerta nell'epoca del 2.0? Ovviamente tramite una piattaforma online in cui i proponenti pubblicano i propri progetti, chi vuole, chi è interessato può partecipare con somme che vanno da un euro fino a fasce superiori. Esistono diversi modelli, quello più in grande è reward based, perché è quello di cui io mi occupo, quello che studio. Donation based è una donazione tradizionale, quindi effettivamente poco cambia dalle comuni donazioni che si fanno offline. Il lending based è invece fortemente incentivato da alcune piattaforme bancarie, quindi il contributo monetario costituisce sostanzialmente un prestito e quindi la persona che partecipa otterrà in cambio quanto versato con una piccola tassa di interesse. Il reward based invece consiste in una partecipazione ad un progetto ottenendo in cambio un bene di natura tangibile e intangibile, quindi da un semplice grazie sino alla prova del test del prodotto in anteprima. Così via. Mentre per quanto riguarda l'equity based, quello che forse la forma più interessante è sostanzialmente un istituto normato da pochissimo. L'Italia è stato il secondo paese al mondo a normare l'equity based crowdfunding dopo gli Stati Uniti d'America e sostanzialmente fino ad oggi sono gli unici due paesi al mondo che hanno un istituto come l'equity crowdfunding normato. E, molto l'interesse attorno alla forma equity based del crowdfunding è enorme proprio perché la partecipazione consiste in una investimento nel capitale di rischio della startup innovativa. Purtroppo gli studi sono ancora molto limitati relativamente a questo istituto per un motivo molto semplice, perché ci sono pochissimi dati, nel senso che ad oggi c'è un'unica piattaforma che si occupa di equity based crowdfunding in Italia e non ha ancora chiuso la raccolta fondi del suo primo progetto, quindi sanno veramente pochissimi dati. Ok, dei riferimenti relativamente all'equity based crowdfunding si hanno nel decreto crescita 2.0 che è istituito quindi l'equity based e che ha lasciato alla Consob il compito di stabilirne le linee guida e principi applicativi. Per quanto riguarda l'equity based in Italia ad oggi è consentito solo esclusivamente per startup innovative. Le startup innovative rispettano una serie di requisiti previsti dal decreto crescita. E in Piemonte la quinta regione in Italia per numero di startup innovative è iscritta alla posta di iscrizione del registro imprese. Questa è una slide scaricata dal registro imprese dal sito a fine marzo. Funziona o non funziona il crowdfunding? Fino ad oggi sono stati finanziati 3 miliardi di il valore totale dei progetti, fino ad oggi raggiunge 3 miliardi di dollari. Questi sono dati relativi a fine 2012. Dati relativi sono dati su tutto il mondo? Sì. A fine 2013 il totale raccolto è quasi raddoppiato, nel senso che supera i 5 miliardi di dollari. Più di 1 milione di campagne portate avanti con successo, il mercato è prevalentemente quello del Nord America e quello dell'Europa. In Italia esistono 41 piattaforme, di queste 27 sono attive, vuol dire che fanno campagne e interagiscono attivamente sul mercato. Sono stati proposti dal 2011 52.000 progetti, il 30% pubblicato, di questi il 30% finanziato. Quali sono i trending
agli americani senza basamento. Il compromesso era che il basamento rimaneva a carico degli americani. E, al tempo fondi per realizzare il basamento non ce n'erano e quindi si decise di pubblicare una raccolta, non online perché internet non esisteva, ma sulle newspaper del tempo, e il basamento quindi fu costruito raccogliendo piccolissime somme, meno di un dollaro, da circa 200.000 persone. Do it yourself invece consiste nel promuovere un progetto non su siti di piattaforme esistenti, ma sul proprio sito web di riferimento. È il caso ad esempio di quello che ha fatto Palazzo Madama a Torino per il riacquisto di una collezione di ceramiche. Ha lanciato la raccolta del crowdfunding direttamente sul suo sito senza utilizzare altre piattaforme. Quali sono i vantaggi? Sicuramente la condivisione del rischio con una platea più ampia di attori. Il vero vantaggio per le startup innovative è la possibilità, soprattutto nel caso del reward based, nel momento in cui il reward può essere proprio un'anteprima del prodotto, quella di testare il mercato, perché spesso chi partecipa al progetto segue il progetto contribuendo non soltanto economicamente ma anche con le proprie idee, quindi dando feedback con le proprie competenze e le proprie conoscenze. Questa è una specie di protesta del mercato e facilita in un certo senso il lavoro delle start-up. Della disponibilità a pagare ho già detto prima. Quali sono invece gli svantaggi? Sostanzialmente una scarsa cultura del crowdfunding, perché il fenomeno è nuovo, quindi le piattaforme si adoperano per stimolare sia il lato della domanda sia il lato dell'offerta. E una questione cruciale è ancora quella relativa alla trasparenza e alla tracciabilità dei finanziamenti, che impedisce spesso le persone a partecipare ai progetti di startup online. E scritto piano di comunicazione, nel senso che trattandosi spesso di progetti innovativi, estendo la comunicazione online, quindi ridotta veramente a un paio di minuti, la capacità di comunicare in maniera immediata, rapida, l'innovazione deve essere assolutamente qualcosa di indispensabile. Spesso la tecnica che viene utilizzata è quella degli adiacenti possibili, per cui si presenta qualcosa di nuovo facendo un paragone con quello che già esiste. È un po' quello che faceva Steve Jobs quando presentava i suoi prodotti, quando per esempio presentò il primo iPhone sul mercato, era qualcosa di assolutamente nuovo, e doveva però convincere in pochissimo tempo il mercato che era qualcosa che il mercato poteva servire, creava un bisogno, quindi sostanzialmente aveva preso tre oggetti che il mercato conosceva bene, un iPod, una pensate a un iPod, pensate a una macchina fotografica, pensate a un telefono, è una cosa, è l'insieme di tutti e tre. Un esempio chiaro di tecnica di adiacenti possibili. E poi l'ultimo bullet point è relativo alla comunità offline, perché è pur vero che questo è uno strumento utile, ma anche è vero che l'accessibilità di questo strumento è comunque limitata, e quindi potrebbe esserci una comunità offline che non è confident con internet, non esegue transazioni online, ma che vorrebbe comunque poter partecipare a quel progetto, e in questo senso è una comunità che non va comunque dimenticata, perché sono possibili finanziatori interessati al progetto che però ne rimangono esclusi solo perché non usano internet o non effettuano transazioni online. Benissimo, qui chiudo il cerchio e vengo al caso di studio che ho presentato nel paper, che è appunto Facilito Giovani. Facilito Giovani si inserisce nel programma Torino Social Innovation, su cui come dicevo prima lavoriamo da circa un anno con la città di Torino. È un programma che la città ha lanciato con lo scopo di stimolare il dibattito attorno all'innovazione sociale, proprio perché uno dei problemi sociali emergenti, tornando a quello della disoccupazione, il programma si declina in diverse misure, tra cui Facilito Giovani, che è proprio un bando dedicato ai giovani creativi, innovatori, under 40, che vogliono aprire una propria impresa e proporre quindi un'idea assolutamente innovativa. E, la misura è costruita prevalentemente in maniera classica, come una politica offline, quindi è un bando che prevede finanziamento sino a 80.000 euro di imprenditoriali, 20% fondo perduto e 80% prestito agevolato garantito dal fondo rotativo del comune. La cosa interessante di questa misura è la strategia che c'è dietro, ovvero l'integrazione di questa politica condotta offline con una piattaforma online in cui i progetti possono essere pubblicati, e integrare così la raccolta, i fondi
emettenti dalla misura pubblica con fondi ottenuti mediante le strutture del crowdfunding. La piattaforma non è ancora online, quando ho scritto i paper eravamo, si è sempre a momenti, si sta sempre per lanciarla, ma non è purtroppo ancora online. E gli sviluppi futuri relativi a questa ricerca sono innanzitutto capire le dinamiche di integrazione tra la politica condotta online e offline con la potenzialità di uno strumento come quello della rete. E da ultimo, raccolta di dati relativi proprio alle interazioni che saranno poi su questa piattaforma. Spero di non aver rubato troppo tempo. Grazie. Io sono dall'altra parte della frattura, ho una qualche difficoltà a capire questa sua ultima slide, che invece probabilmente questa di Torino, questa qui di Torino, cosa vogliono dire queste? Siccome molti dei presenti probabilmente hanno i puntatori. Non ho capito la tua domanda. Cioè, cosa vuol dire? Perché i giovani sono fatti così con... No, questo è, non è il solo, nel senso che è un prodotto di una campagna marketing che era stata fatta per utilizzare i puntatori. È semplicemente il logo. Ho capito, semplicemente un modo in cui si fonde l'arte. Mentre lei parlava, le devo dire che mi veniva in mente un tipo di cosa totalmente diverso, ma con l'analogia di fondo, che ci furono nei primi decenni dell'Ottocento, soprattutto dopo la fine dell'era napoleonica, cioè il primo esempio di microcredito vero e proprio con la fondazione delle casse di risparmio, le casse rurali, gli istituti di credito cooperativo, in cui il concetto era in qualche modo questo, cioè attraverso i risparmi della gente le banche finanziavano a piccole quantità la stessa gente, la quale poi teneva il conto lì e questo serviva a finanziare altre cose. E alla fine nel modello italiano, quando poi sono finite le divisioni, ma ancora adesso c'è una forte cultura in questo senso, questo settore valeva il 30% del paese complessivo, quindi c'è molto spazio per questo. Grazie dottoressa Michelucci. Allora adesso la parola ad Alessandro Gandini, che ci presenta il suo lavoro su social media, lavoro autonomo, precarietà, lavoro gratuito e innovazione. La frattura generazionale non si manifesta nell'utilizzo del tempo, siamo tutti abbastanza spendaccioni, risorse del tempo, sia ricchi che giovani, prego. Il microfono è lì dietro. Cercherò di essere rapidissimo e essenziale. Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Alessandro Gandini, sono assistente di ricerca all'Università Statale di Milano, ho appena terminato il dottorato e questa corsa è un po' accavallata tra i due aspetti, quindi è stata particolarmente utile nello sviluppare alcune riflessioni in chiusura del dottorato. Ho terminato il dottorato in sociologia all'Università Statale, attualmente lavoro, dicevo, come assistente su un progetto europeo finanziato dalla più recente call del settimo programma quadro, che si intitola Peer to Peer